tem seu mato de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela. Beijo descalço gastando canela. Hoje nós solto de toda São Paulo. De nave do ano tô na passarela. Na chuva no frio. Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi, eccoci qui, ritorno sul campero 1927, sono Simone e innanzitutto auguri e buona Pasqua. E come festeggiare una felice Pasqua? Ebbene sì, con un video sulla Roma. Ieri pomeriggio intenso di partite dove abbiamo visto il pareggio del Milan contro il Parma e la sconfitta della Lazio contro il Chievo. E noi che facciamo? Dopo il pomeriggio è andato benissimo, pareggiamo contro l'Inter. Andiamo a analizzare la partita. Primo tempo della Roma, dove abbiamo visto un ottimo Edin Dzeko, spizza di testa, ha fatto salire la squadra, ma vabbè, ha fatto il suo. E in attacco abbiamo trovato anche il gol di Stefan Esciaraui, dove proprio Handanovic buttace i guanti. Bellissimo gol dove lo sloveno non può arrivare. Mentre a centrocampo abbiamo trovato un Zonzi che ha fatto una buona prestazione, è rientrato in difesa, spazzava la palla quando doveva spazzare, non l'ha data nella zona di nessuno, ma bene sì nelle gambe di un altro giocatore, e con lui abbiamo trovato Brian Cristante. Cristante anche lui con qualche fallo, ha fatto il suo dovere. Poi abbiamo trovato Pellegrini anche lui una buona prestazione. Tutto il centrocampo alla fine ieri ha giocato bene. Da palle buone ha provato anche a tirare e anche lui ha fatto il suo. Bravo Lorenzo. Mentre spostiamoci in difesa subito nell'allenamento, nel riscaldamento, si è rotto Manolas e ha preso il posto Juan Jesus, che dopo che si è mangiato un uovo di Pasqua è stato chiamato in campo, e diciamo anche lui buona partita insieme a Kolarov, Florenzi e Fazio, mentre in porta Antonio Mirante ha salvato il salvabile. Qualche parata buona e alla fine meglio che c'è sta lui che Olsen, perché sicuramente ieri avremmo subito più di un gol. Secondo tempo la Roma non c'è stata per niente, infatti è venuto anche il gol di Perisic e Borja Valero si è risvegliato, ha cominciato a giocare tacco e palle di qua, palle di là, e ci ha messo sotto a tutti. Resto della partita la Roma ha provato ad attaccare gli ultimi 10 minuti, ma non poteva pretendere di certo il vantaggio, anche se con Kolarov che è cascato, non si sa che è successo, ha fatto un bel tiro, e Handanovic, come augurio di buona Pasqua, ha fatto una parata strepitosa, ebbene, anche il tiro era anche forte, ancora non si sa come ha tirato, però il pareggio alla fine ci sta, non ci possiamo lamentare, siamo a meno uno dal Milan se non sbaglio, e quindi niente, va bene così e portiamocelo a casa. E allora spero il video di oggi vi sia piaciuto e ancora buona Pasqua e ci vediamo in un prossimo video, ciao!